Cari amici, ben ritrovati ancora una volta in uno di questi miei video, un video diciamo infrasettimanale, ma secondo me dovuto, perché io, voi sapete che io sono un grande fan di Tex e quindi come potevo non fare un piccolo video, niente di che, un piccolo video dedicato al numero 37 dello speciale di Tex, il famoso Texone. Eccolo qua in tutto il suo meraviglioso splendore, un Texone veramente, come dire, eccezionale. Secondo me sì, eccezionale, uno dei più belli che io abbia avuto modo di leggere recentemente, ma ovviamente questa è soltanto una mia umile opinione, considerato che ognuno di noi ha le sue preferenze. Io conosco tanti di voi, insomma, che hanno opinioni diverse, ma ci sta, ognuno. Ma de gustibus non disputandum est, dicevano i romani, gli antichi romani. Comunque, per me, questo Texone è veramente qualcosa di meraviglioso. Perché adesso ve lo spiego. Qui abbiamo a che fare, ribadisco, con l'albo speciale numero 37, 240 pagine. Il costo di questa pubblicazione aggiornato ai nuovi costi Bonelli è di €9,90. E il titolo che campeggia qui a fianco al nostro eroe, All Soul, All Soul, cioè vecchio sud. E praticamente, che vi posso dire, ammirate questa cover del disegnatore dell'albo, cioè Casertano, di cui vi parlerò ovviamente a breve. Il soggetto e la sceneggiatura di questo Texone sono dell'ottimo Pasquale Ruju, che secondo me insieme a Boselli dà lustro negli ultimi anni, diciamo, agli albi di Tex con il suo lavoro. Insomma, diciamo, secondo me insieme a Boselli Ruju è un grande soggettista e un grande sceneggiatore. Ma prima di parlarvi della storia in questione, che io ho divorato, l'ho preso oggi e non ce l'ho fatta, non ho resistito a non leggerlo, insomma, la voglia di farlo era tanta. Ecco, questo All Soul praticamente inizia con le solite rubriche. La prima, di Graziano Frediani, è Una guerra senza eroi, eccola qua, dove ovviamente ci si rifà alla guerra di secessione, perché naturalmente dovete sapere che quest'albo inizia proprio nell'ultimo periodo, cioè durante il crepuscolo della guerra di secessione. Insomma, siamo alla fine della guerra di secessione. E quindi Frediani ce ne parla. Poi abbiamo una rubrica dedicata a Giampiero Casertano, il fabbricante di maschere, ecco qua, assolutamente interessante, in cui viene diciamo, come dire, fatto un breve riassunto, diciamo, delle vicende come dire, professionali di questo grande disegnatore, che si è cimentato si è cimentato con tanti personaggi, fra cui anche, per quanto riguarda la Sergio Bonelli, con Nick Ryder, attenzione, con Martin Mysteri, se non vado errato. Poi successivamente abbiamo Per un pugno di lingotti, perché all'interno di questa storia abbiamo a che fare pure con il classico tesoro, diciamo, tra virgolette. E come potete vedere, qui c'è un'immagine emblematica che tutti gli appassionati avranno, diciamo, immediatamente riconosciuto dal film Il buono, il brutto e il cattivo. Questo è il brutto, Eli Wallach. E c'è un motivo per questo. Comunque, la storia è molto bella. Ruju è stato veramente bravo. Abbiamo a che fare con un gruppo di
di reduci sudisti della guerra di secessione che in onore della loro, diciamo, come dire, si potrebbe definire la loro patria sconfitta, ha deciso di fondare una cittadina, fondare una cittadina ai margini del territorio Apache, chiamandola Old Salt. E quindi da qui anche il titolo. Ma questi ex soldati non hanno a che fare soltanto con le problematiche inerenti alla minaccia degli Apache, ma anche con un nemico più subdolo, che è costituito dal nemico, diciamo, che in qualche maniera spesso avvelena le nostre vite, e cioè l'avidità. Ecco. E che rischia ovviamente di mettere, diciamo, gli uni contro gli altri, tutti, cioè i vecchi, come dire, commilitoni, ecco. Ma ovviamente queste vicende si incroceranno con quelle di Tex e Carson, che come sempre risolveranno tutti i problemi alla loro maniera, ovviamente. Io vi ho dato un breve riassunto, lascio a voi, diciamo, la lettura dell'album, non spoilerò niente. Ci tengo invece tantissimo a mostrarvi, diciamo, le tavole di Casertano. Perché secondo me è uno dei migliori disegnatori sulla piazza, perché ha uno stile che io avrei voluto avere se avessi disegnato. Ecco, in poche parole, ecco, se io fossi riuscito ad avere le capacità tali da poter fare il disegnatore di fumetti, di comics, avrei voluto avere lo stile di Casertano. A tratti mi ricorda anche quello di Magnus, questo disegnatore è incredibile. Comunque, vediamo. Partiamo subito con questa prima tavola. Guardate qui, uno spettacolo, un disegno netto, pulito, preciso. Insomma, come piace a me. A me non piacciono tanto i disegni schizzati. Io voglio un tratto pulito, nitido. Insomma. Guardate qui che spettacolo, grandissimo questo disegnatore. Veramente, qui siamo nelle prime tavole in cui siamo ancora nel periodo, diciamo, del finale della guerra di secessione. Guardate qui che meravigliose tavole che ricordano in parte, ecco, anche in questo caso, il film Il buono, il brutto e il cattivo. Insomma, c'è una certa similitudine con alcune immagini del film. Lo scopriremo anche andando avanti. Però andiamo oltre e torniamo ai giorni nostri, per modo di dire, cioè al presente di Tex e Carson. E ci torniamo in questa maniera. Ecco qua, vedete questa bella tavola? Ecco qua i nostri due eroi, gli inossidabili Tex e Kit. E Tex, mio compagno, diciamo, di avventure da tutta una vita. Io compro, in particolare, ho l'intera collezione degli albi speciali Tex, dei Texoni, no? Per quanto riguarda la serie mensile, no, ma quelli di Texoni non li ho mai venduti, sono 35 anni che acquisto, dal 1986, se non vado errato, che acquisto il Texone, e continuerò ad acquistarlo finché morte non ci separi. Direbbe qualcuno, purtroppo. Vabbè, vorrei fare gli scongiuri, mi è sfuggita questa frase, vabbè, che Dio me la mandi buona. E qui vedete, ecco qua, guardate questa tavola di Casertano. Ragazzi, questo Casertano è veramente eccezionale, è un bravissimo disegnatore. Io immagino queste tavole a colori. Guardate qui il nostro Tex, come se la cava tra i guerrieri Apache, solo lui. Come Tex, nessuno mai. Grande, grande Tex, che insieme a Carson arrivano poi, finiscono per arrivare in questo villaggio fondato dai commilitoni sudisti, dagli ex soldati sudisti. Welcome to Old Salt. Ecco qua. Ecco qua.
E da qui inizia, diciamo, si dipana questa vicenda con incroci particolari tra gli ex reduci, i guerrieri Apache, Tex, Carson, l'esercito, insomma, tutte le caratteristiche di un grande film western. E con molti riferimenti ribadisco a il buono e il cattivo, cioè scusate, il bello, il brutto e il cattivo, perché diciamo ci sono alcune tavole che lo ricordano, ecco. Ma abbiamo a che fare anche con un paio di donzelle. Sapete che Carson, diciamo, è in qualche maniera un po' come me. Diversamente da Tex, Carson è molto sensibile al fascino femminile, anche se una delle donzelle è alquanto paciocchona, però simpatica, veramente. Poi ce n'è un'altra, una bionda, veramente interessante, che comunque avrete modo di ammirare leggendo questa bella avventura di Tex, scritta e sceneggiata dal grande Pasquale Rojo, ribadisco, e disegnata in maniera sontuosa, ragazzi, da Casertano. Guardate qui, Giampiero Casertano, ragazzi, uno spettacolo, sembra di essere lì, sembra di essere lì, ragazzi, mi ricorda. Io fino adesso praticamente avevo le immagini fisse dei disegni che io avevo sempre preferito in assoluto, di Giovanni Ticci, per quanto riguarda sulle piste del nord. Ma devo dire che quest'album mi ha molto colpito. Cioè, io questi disegni mi hanno affascinato in maniera particolare. Vabbè, magari esagero, non lo so, però vi dico quello che penso io. Ognuno poi è libero di pensarla a modo suo. E niente, vabbè, ma non sto qui, non voglio mostrarvi, diciamo, tutto l'albo, perché insomma non voglio spoilerare niente. Tex si comporta sempre par suo, ma i disegni di Casertano esaltano molto, diciamo, la forza del nostro eroe. Guardate, ragazzi, che vi posso dire? Io vi consiglio a spada tratta questo Texone. Guardate qui anche questa tavola del buon vecchio reprobo, che in queste tavole, in queste vignette, io invidio molto. E diciamo, vabbè, c'è praticamente spazio per tutto in questo Texone, veramente veramente ben realizzato in tutti i sensi. C'è posto anche, c'è spazio anche, diciamo, per dei momenti di difficoltà che riguardano il nostro eroe, ma che alla fine Tex supererà in maniera brillante come sempre, ragazzi. Ecco, vi mostro sempre qualche tavola random, niente di, perché dovete correre immediatamente in edicola. Guardate, qui poi a un certo punto si rivede ancora, ritorniamo al passato, guardate che tavole, ragazzi, ma guardate, cioè, non so, io non saprei come spiegarvi, cioè è veramente qualcosa di eccezionale. Cioè, io vorrei farvi vedere tutto, ma non è neanche corretto, diciamo, non posso farvi vedere tutto. Vi basterà quello che vi ho fatto vedere. Solo una cosa, non so se cioè, ovviamente non è la stessa cosa, però diciamo, questa scena di questa carrozza, diciamo, mentre nel film Il buono, il brutto e il cattivo la carrozza veniva ritrovata da Eli Wallach mentre stava per eliminare Clint, diciamo, quasi in fin di vita, diciamo, qui Tuco, ecco, Tuco si chiamava nel film. Cioè, mentre nel film Il buono, il brutto e il cattivo abbiamo, diciamo, questa carrozza che passa nel deserto con a bordo dei soldati moribondi, e c'è Tuco, la ferma e scopre in qualche maniera, diciamo, l'esistenza di questo malloppo che poi sarà il filo conduttore del resto del film. Qui abbiamo a che fare invece con il ritrovamento di questa diligenza da parte di questo squadrone sudista, ma a bordo c'è già il malloppo.
E da qui poi si dipana tutta la vicenda. Vabbè, comunque non voglio andare oltre. Anche queste scene sono la scena in cui ricordate tu che è costretto a scavare. Qui non è tu, ma è il nostro caso, sono costretto a scavare, costretto a scavare. Questo ovviamente nel presente di Tex e Carson, mentre quelle erano scene che voi avete visto prima, erano scene del passato. Ma anche l'ingresso di questa cavalleria nel paese di Old South, diciamo, mi ricorda qualche scena cinematografica. Detto questo, cari amiche e cari amici, posso solo aggiungere che veramente mi è molto piaciuto questo Texone, come avrete capito, anche perché ancora una volta, alla fine, verremo messi di fronte al fatto che l'avidità non è mai una buona cosa e porta inevitabilmente alla catastrofe e alla rovina. Detto questo, come il nostro amico, come Tex ci insegna sempre nelle sue bellissime avventure, vi mostro anche la quarta di copertina, ma niente di particolare. E diciamo la costa di questo bellissimo Texon è ancora una volta la cover spettacolare di Casertano. E a questo punto non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurandomi nel contempo un buon proseguimento di giovedì 24 giugno 2021. Oggi è San Giovanni, il mio onomastico, quindi mi sono regalato questo video, questo Texon e questo video. E dandovi appuntamento, continuo dandovi appuntamento per il mio prossimo video, esclusivamente a voi piacendo. E come sempre, e che la forza sia con voi. E con Tex, attenzione.